Eccoli qua, eccoli durante il viaggio, quando il mare era ancora calmo e la speranza era ancora tanta, tutti tranquilli. E poi invece è finita così. 22-26 di sabato scorso, un aereo di Frontex, l'Agenzia Europea delle Guardie Costiere, avvista a 40 miglia dalle coste italiane una barca con una sola persona in coperta, ma con altre persone rilevate alle telecamere termiche all'interno della barca. La navigazione è tranquilla, Frontex comunque invia alle autorità italiane una segnalazione. Buonasera, comandante Nicastro. Mi permetta, direttore, di esprimere il cordoglio della Guardia Costiera Italiana per questa terribile tragedia. Ad ora sono 67 i corpi recuperati dal mare e gli uomini e donne della Guardia Costiera stanno lavorando giorno e notte per restituire questi poveri corpi che il mare ci sta piano piano riconsegnando. Allora, Vincenzo Luciano, buonasera, è collegato con noi un pescatore di Cutro. Che cosa è successo? Che cosa ha visto lei alle 4 di quella notte? Niente, mi ha chiamato un mio amico che era sul posto, anche un pescatore, sono arrivato lì, era buio, ho visto un disastro, cioè morti dappertutto, c'erano pezzi di legno. Ha preso un bambino? Pensavo sì, ho preso un bambino, Andrade, pensavo che ero vivo perché aveva ancora gli occhi aperti, l'ho portato sulla battigia, ma non era vivo, non sono riuscito a salvarlo. Quanta gente è riuscita a prendere viva? Viva nessuna. Io nella risacca prendevo persone e li tiravo fuori, perché sennò la risacca si riprendeva di nuovo, e cercavo di togliere più persone possibili fuori. Non neanche lo sapevo se erano vivi o erano morti. Grazie signor Luciano. È arrivato questo avviso alle 2:30 o no? Allora, è arrivato questo avviso da Frontex, un velivolo Frontex, fa una fotografia di una barca che sta navigando regolarmente in buone condizioni di galleggiabilità. Quindi unità che... Quindi voi avete ritenuto di non intervenire? Allora, l'informazione viene gestita da Frontex e trasmessa all'International Coordination Center. Quindi sì, viene... l'operazione di polizia, quella gestita dalla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza però opera, salvo casi eccezionali, entro le 12 miglia e quindi aspetta le 2:30 per intervenire. Quindi non c'era nessun pericolo. Allora, gli elementi di cui eravamo a conoscenza noi e i colleghi della Guardia di Finanza non facevano presupporre che vi fosse una situazione di pericolo per gli occupanti. Ripeto, non erano arrivate segnalazioni telefoniche dal bordo né dai familiari. Come allora, partono due pattugliatori della Guardia di Finanza. Sì, c'è un dispositivo navale che già... Però non sono adatti per i soccorsi, perché sono molto veloci, ma col mare grosso si trovano. C'è un dispositivo navale già in mare attivato dalla Guardia di Finanza per le operazioni di polizia. Dopo un'ora questi devono rientrare. Allora, perché il mare è troppo svolgono grosso la loro attività, le condizioni meteo non consentono ai colleghi della Guardia di Finanza di proseguire nelle attività, e quindi per riprendere l'attività in sicurezza dirigono al rientro, informando le forze di polizia a terra e attivando il dispositivo di ricerca a terra, affinché questa unità, che presumibilmente voleva spiaggiare, non vista da nessuno perché non ha chiamato e non ha lanciato una richiesta di soccorso, dirigeva proprio sulle spiagge dove sì, spesso però, accade questo tipo di attività. Per quanto sappiamo noi, alle 3:40 la Guardia di Finanza avverte la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria che c'è questa barca lì. Sì, e non riceve risposta. No, c'è una conversazione tra i colleghi della Guardia Costiera di Reggio Calabria e i colleghi della Guardia di Finanza, i quali informano i colleghi che le due unità che si trovavano in mare stanno facendo rientro perché le condizioni meteo sono avverse. Allo stesso tempo non vi è una posizione nota dell'imbarcazione, e i colleghi della Guardia Costiera di Reggio Calabria intanto assumono queste informazioni. Non vengono riferite situazioni critiche che facciano pensare che la situazione di polizia si stia trasformando in un'operazione di emergenza. Nel frattempo, è che alle 4:30, a minuti molto prima, tra le 4 e le 4:20, l'unità che sta tentando autonomamente di raggiungere la spiaggia per poter sbarcare i poveri migranti e eludere i controlli delle forze di polizia da parte degli scafisti, impatta su una roccia probabilmente sommersa e accade l'inevitabile che l'imprevedibile. Intanto voi, le vedete. Quando voi siete arrivati, praticamente il disastro era già successo. Esatto. Grazie comandante Nicastro, grazie a voi.
e adesso Amadeus.